punto di contatto nel quale ho realizzato che c'era un fenomeno di questo genere, di queste proporzioni che si è stata verificata. Ho parlato con un amico che porta vini spagnoli e mi ha detto lui che il moscato che proviene dalla Spagna non riusciva a farlo arrivare, che veniva subito venduto nel giro di pochissime settimane. Questo mi ha messo di fronte alle dimensioni di questo fenomeno. Ho circa un migliaio di personaggi nel settore che vengono intervistati un paio di volte all'anno e che danno le loro opinioni. Ora, questo pannello, questo panel, vedrà che il moscato sarebbe cresciuto in maniera significativa o comunque cresciuto, totalizzava un 64%. Praticamente provare che questa affermazione è sbagliata. Perché c'è praticamente un 50% di persone che ritiene che c'è una nuova categoria geologica che può evolversi e che resterà a lungo termine. Quindi queste persone sono dalla vostra parte. La situazione è proprio così. Voglio chiedere una cosa, darti uno spunto. Tra le cose che abbiamo sentito c'è questo forte elemento, femminile. Sì, c'è un forte, sì. Ma questo non è solo per Moscato, questo è per il vino in America in generale, è la donna che compra in America. Questa è una cosa che forse non avete capito qui, perché in Italia io mi sento sempre un po' una, come si dice, un anomaly, perché io sono una donna e gradisco vino, mentre quasi nessuna delle mie amiche bevono vino. La donna astemia in Italia è molto comune, diciamo, in America non è così. Non soltanto che le donne bevono più che volentieri, ma comprano, decidono loro cosa bevono in casa, probabilmente anche collegato al fatto che loro cucinano soprattutto. Non sempre, ma in genere decidono loro cosa mangiare e quelli, la nicchia che abbina, decide anche quel vino abbinare. Anche quelli che, perché l'abbinamento in America non è fondamentale per il vino, come lo è in Italia. Ci sono tante persone in America che bevono vino come una birra. Si prende come un aperitivo, si prende anche dopo, si prende anche durante qualsiasi evento. E questo, se Braffer ha detto che un moscato di un certo produttore qui ad Asti ha un moscato che ha un, che inglese ha detto questo moscato do taste better, cioè è il migliore. E questo l'ha detto durante un filmato? No, no, questo è una canzone che lui ha, che se potete trovare benissimo su YouTube. Cioè, è una canzone. Ecco, oh, avete un inno, guarda, voi siete, questa è una cosa, sto un po' saltando, però questa è una cosa interessante. Moscato d'Asti è dappertutto YouTube, ma non da voi, dai consumatori. Se tu guardi, c'è anche uno molto interessante che vi dico di guardare, si chiama Is Hip Hop Ruining Moscato d'Asti? E questo secondo me era una cosa interessante. C'erano due rapper, Mr. Mac e Jay Fly, che stanno dicendo che loro erano arrabbiati perché un critico di vino aveva l'audacità di dire Hip Hop sta rovinando Asti, scusa, Moscato d'Asti, perché loro non capiscono che è un vino da deserto. Questi qua hanno cominciato a dire se io voglio berlo con il pollo